make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which way to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better, is it worse? Opposite in the reverse. It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, 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 back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Queen's out of the question. When it gets tough, gotta fight some more. We gotta fight, 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 fight for this love. We gotta fight, fight, fight. Clara, è vero che sei la reclame del dottor Gibo? Oh sì, sicuramente, sicuramente. Can't be afraid of the dark. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, 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 back to the start. Ale.
Kevin, che tu potessi vincere la gara lo sapevamo, ma io avevo scommesso che avresti fatto il miglior tempo assoluto della tua fascia. Raccontaci un po' com'è andata. Ah, è andata bene, dai. Il percorso è stato bello, molto fangoso, però di salite tecniche, discese tecniche, per cui viene, dai. Penso di aver fatto il miglior tempo. No, no, te lo garantiamo noi, hai fatto il miglior tempo assoluto. Complimenti. Grazie, grazie. Primo della categoria, bravo Davò. Roberto Davò, splendido vincitore dei Super A. Questa volta non hai sbagliato strada, Davò. No, stavolta sono andato tutto bene, ho seguito quelli davanti, quindi è un bel percorso, il tempo ci ha graziato, il terreno era perfetto, quindi l'ideale per fare una gara di questo l'ideale. Tipo, poi festeggiamo il 70° della Liberazione, dai. Sì, ringrazio il mio presidente Landi e Michele e tutti gli sponsor che ci danno un aiuto. Quindi la dedica va a loro? Va, presidente, in modo particolare, grazie. Ultimo giro, ragazzi, forza! Finisce invece Pirozzini Lucio, vincitore categoria Super B. Ultimo... Pirozzini, posso dire una cattiveria? Il vecchio c'è, ma il nuovo avanza. Il miglior tempo assoluto lo ha fatto Kevin. Meno male. Grazie. Eravamo stufi di vederti vincere e fare il miglior tempo. Dai, se lo merita, è giovane. Raccontaci un po' della tua gara, Lucio. Allora, un percorso bellissimo. È un percorso da mondiale questo, non da italiano. Ringrazio gli organizzatori. E voi tutti, specialmente te Catizzone. Tranne i tuoi avversari che non ti possono più soffrire. Nonno Andrea Pirozzini, qual è il segreto per aver fatto un figlio così forte? Non lo so, guarda, so che... Che era in forma. L'aria di Bacognani. Pensavo che era in forma lei quel giorno. Grazie. Eccolo qua, un applauso a Panix e Luca e Alessia. Alza la manina però. Maurizio Borella, un giudizio su questo circuito MB Marcello Bergamo Cup. Sì, un grande circuito, come al solito nel solco della vecchia tradizione dello sport e sport. Si ripropongono percorsi nuovi. La tradizione per l'organizzazione è impeccabile, come al solito, ma i percorsi sono nuovi, entusiasmo nuovo, gente nuova, ho visto. Ho visto tanti amatori nuovi che gli altri anni non si vedevano, diciamo. E tutto bene, tutto ok. Quindi e la storia del Master prosegue alla grande. Siamo in buone mani. Senz'altro. Ok, grazie Maurizio. Di ferro. Prego. Ah, scusa. Saporiti Loris, terza posizione. Tre giri effettuati per loro. 14 km fino impegnativi. Alcuni tratti provo lì perché sennò poi arrivati non ce la facevo più. Gentleman, dov'è che hai provato, scusa? Ho provato sull'ultima salita a attaccarlo, serio? Perché arrivato, questo qua è veramente un osso duro, dei primi,
vincitore. Oggi mi è andata bene, sono contento, però complimenti anche a lui. Sì, effettivamente hai fatto un grande salto di qualità negli ultimi tempi. È dovuto a? Dovuto all'allenamento invernale, diciamo, ho lasciato perdere la strada per la mountain bike. Che ti dà più soddisfazioni, vedo. Sicuramente, più divertente. E soprattutto alla fine prendi la posizione che meriti, a differenza della strada dove spesso vince il più furbo. Sicuramente, sicuramente. Qui vince chi è più esperto, più allenato, diciamo, fa la differenza, diciamo. Quella la sua 26, alza le braccia al cielo e... numero 102, complimenti. Seconda posizione categoria Colombo. Paola Cantamessa, sì. Raccontaci un po' di questa, di questo entusiasmo che impregna il nostro circuito. È vero, io sono entusiasta, vengo a fare le gare sapendo di non vincere, però le vengo a fare lo stesso perché sono divertenti, c'è grande spirito sportivo e grande divertimento, assolutamente. E chi ti chiede strada? Assolutamente, questa volta cortesissimi, tutti chiedevano strada prima con anticipo, ringraziavano passando, quindi assolutamente tutti fantastici, decisamente. Quindi chiudiamo con un grande applauso. Assolutamente sì, grazie all'organizzazione anche. Bravo Marica! Ancora un altro applauso ai nostri vincitori! Applauso ragazzi! Guardate l'obiettivo! Just go back to the start. Oh, anything that's what happened.